queste partite stiamo seguendo belle, mi dicono che comunque mi dicono in contemporanea che c'è un'altra partita forse che è stato che ha segnato qualcun altro, no? Sì, è finita anche a PSV Eindhoven, ha vinto il PSV Eindhoven, è finita anche tra la partita tra PSV Eindhoven e Vosus 2-0, quindi è finita bella partita. Sono già i tifosi del PSV Eindhoven, è rimasta soltanto a Madrid, è rimasta tra Madrid Real e Paris Saint-Germain, è rimasta. Quindi noi al termine di questa partita abbiamo tempo di fare il mini commento di questa partita tra Mönchengladbach e Juventus, e poi questo mini, ecco, vediamo se l'arbitro si è messo il fischietto in bocca. Real Madrid batte Paris Saint-Germain 1-0. Adesso vi ricorderò tutti i risultati. Nel gruppo della Juventus, in Siviglia perde in casa 1-3 contro il Manchester City. Poi Mönchengladbach-Juventus 1-1. Gruppo A, Shakhtar Donetsk batte in casa il Malmo 4-0. Poi Real Madrid batte in casa 1-0 il Paris Saint-Germain. Si è preso proprio quel tocco del gol, se l'è preso proprio il Real Madrid, perché in casa del Paris Saint-Germain finì 0-0. Poi gruppo B, il PSV Eindhoven vince in casa 2-0 sul Wolfsburg. Poi il Manchester United vince 1-0 in casa di CSKA di Mosca. La partita che si è giocata nel gruppo C, scusatemi, alle 18 si è giocata tra Stane e Atletico Madrid, fino a 0-0. Poi altra partita che si è giocata al gruppo C, però alle 24:05 è finita Benfica 2, Galatasaray 1. E Galatasaray 1. Noi adesso abbiamo tempo di fare il commento tra due partite molto. Tre partite belle sono state. Una, quella della Juventus tra Mönchengladbach e Juventus, poi tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, e poi tra Benfica e Galatasaray. Noi adesso parliamo della Juventus. Parliamo proprio della Juventus e entriamo proprio nel vivo di questo analisi e commenti. Lo facciamo con la solita nostra sigla, proprio sigla Champions, per entrare proprio nel vivo di questi commenti velocissimi, questi analisi e commenti dopo la partita, prima di salutarci. Eccoci tornati subito. Vi dico che tra Juventus e Borussia Mönchengladbach, tra Borussia Mönchengladbach e Juventus, è finita 1-1. Vi ricorderete di Johnson e di Lichtsteiner. Io vi dico che questa partita è stata una bella partita, soltanto ci sono stati sempre degli alti e bassi come la partita scorsa. Beh, comunque, queste due squadre non hanno giocato mai bene, né all'andata né al ritorno, hanno sempre fatto brutta figura. La Juventus ha sbagliato completamente il gioco nei primi 30 minuti, perché poi si è risvegliata e ha segnato anche il gol del pareggio. Dico che il Borussia Mönchengladbach, diamo primo onore alla squadra di casa, si mette un bel 6 e mezzo, e la Juventus si mette un bel 6 e mezzo, 6 e mezzo. Queste due squadre hanno giocato bene, proprio molto bene, e quindi hanno fatto vedere qualcosa che ha dato vita a questi due gol. Se no, non c'era sfizio di diversi di nuovo questa partita, che è stata bruttissima. Poi analizziamo Real Madrid Paris Saint-Germain, che è stata una partita che è stata vinta dagli uomini di Benitez con il gol di Fernandez, fin da 1-0. Vi ricordo che 15 giorni fa è finita a Parigi, è finita 0-0 tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Vi voglio dire che questa sfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è stata concitante. Tutte le chance che hanno avuto tutte e due le squadre, il Paris Saint-Germain che dopo il gol di Fernandez voleva attaccare, voleva segnare per vincere, non ce l'ha fatta per un soffio. Comunque, dico, questa è una bella partita che ha avuto anche un riscontro, almeno un gol qui si è trovato. E poi analizziamo Benfica Galatasaray, che è finita 2-1.
Vi dico che comunque c'è stato un bel Benfica, un bel Galatasaray. Il Benfica e il Galatasaray sono state belle squadre e comunque la spunta di Benfica prima il Benfica. Comunque vi dico che prima ha fatto il gol il Benfica, poi il pareggio del Galatasaray, poi di nuovo il gol del Benfica che ha comunque concluso la partita. Diamo 2 voti a queste 4 squadre. Real Madrid diamo un bel 8 perché quello che ha fatto vedere e che ha concesso a tutti, che ha concesso, quello che ha con le occasioni che sono state concesse al Real Madrid sono state bellissime e tante, poteva anche finire 2-0 o 3-0. Per il Paris Saint-Germain diamo un bel 7,5, 7,5 perché ha provato anche se sotto di un gol ha provato a vincerla questa partita, ha provato anche a vincerla perché voleva metterci cuore, passione e anima, almeno anche a pareggiarla perché un punticino si porta via, mentre si porta a 0 punti. Per il Benfica io vorrei dare un bel 8,5 per il Benfica, per quello che ha fatto vedere, per il Galatasaray diamo 8. Le due squadre sono state proprio brave, questa brave perché una sfida così non si vedeva da un sacco di anni. Tra queste due squadre, il Galatasaray giocare così non si vedeva proprio da moltissimo tempo in Champions. Noi adesso ci salutiamo perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ringrazio tutta la parte tecnica di Radio Inizio del Campionato. Ringrazio la redazione per aver messo in piedi questo prima radio diretta gol. Che è stata una nostra esclusiva che vi abbiamo commentato questa sera. Ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno anche su Facebook, sulla pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Alla prossima con Diretta Gol Champions.